Aquila e Priscilla furono un esempio di una coppia cristiana. Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo chiamato Aquila. Oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio, che allontanava da Roma tutti i giudei, Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì con loro nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di tende. Paolo si trattenne ancora parecchi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria in compagnia di Priscilla e Aquila. Giunsero ad Efeso, dove lasciò i due coniugi. Arrivò ad Efeso un giudeo chiamato Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, versato nelle scritture. Questo era stato ammaestrato nella via del Signore e, pieno di fervore, parlava e insegnava esattamente ciò che si riferiva a Gesù. Sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni, egli intanto cominciò a parlare francamente nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Questo è tratto dagli Atti degli Apostoli. Aquila e Priscilla, le grafie greche dei nomi sono rispettivamente. Sono scritte appunto in greco, e due coniugi che erano giudeo-cristiani erano molto cari all'Apostolo Paolo per la loro fervente collaborazione nel far conoscere la buona novella di Gesù. Aquila e Priscilla erano probabilmente già cristiani prima di incontrare Paolo a Corinto, come sembra suggerire la familiarità che subito nasce tra di loro, benché il sinassario costantinopolitano li dica battezzati da Paolo. L'apostolo, intuendo le buone qualità dei due sposi e l'utilità che ne pareva trarre per la sua difficile missione a Corinto, chiede o accetta di essere loro ospite, esercitando essi il medesimo mestiere di Paolo, tessitori di tende. Offrono all'apostolo di poter lavorare e provvedersi del necessario senza esserne di peso a nessuno. Quando poco tempo dopo si dice che Paolo, lasciata la sinagoga, entrò nella casa di Tizio Giusto, proselita. È impensabile che abbia lasciato la casa di Aquila e Priscilla. L'apostolo, abbandonata la sinagoga per il rifiuto dei giudei a convertirsi, scelse come luogo di predicazione e di culto la casa più vicina alla sinagoga del proselita Tizio Giusto, pur mantenendo come sua dimora abituale durante l'anno e mezzo che rimane a Corinto la casa di Aquila e Priscilla. Però questa casa non funge da chiesa domestica in Corinto, come erano invece quelle di Roma e di Efeso. Quando Paolo, terminata la sua missione, fu ritorno in Siria, accompagna di viaggio Aquila e Priscilla fino ad Efeso, dove essi si fermano. L'oggetto della loro sosta potrà essere stato commerciale, come l'aveva fatta coincidere con quella di Paolo, indica oltre alla loro stima ed amore per lui che essi non erano estranei alle sue preoccupazioni apostoliche. Infatti, li vediamo premurosi dopo la partenza dell'apostolo nell'istruire nella via del Signore. Cioè, nella catechesi cristiana, niente meno che Apollo, l'eloquente giudeo alessandrino, versatissimo nelle scritture, ma ignaro di qualche verità essenziale della nuova dottrina come il battesimo di Gesù, Aquila e Priscilla, mossi da apostolico zelo, si prendono cura di completare la sua istruzione e quasi certamente di battezzarlo.
Ad Efeso offrono la loro casa al servizio della comunità per le adunanze culturali. Eccelsia domestica. Paolo sarebbe stato loro ospite anche ad Efeso, come già lo era stato a Corinto. Scrive infatti da Efeso, il verso 55, le comunità dell'Asia vi salutano molto nel Signore Aquila e Priscilla, con la comunità che si raduna nella loro casa, 1 Corinzi 16-19. Ma l'elogio più caldo di Aquila e Priscilla, l'Apostolo lo fa scrivendo da Corinto ai Romani nel 58. I due sposi, per ragione del loro commercio, intanto si erano trasferiti a Roma. Dalle 25 persone salutate nel capitolo 16 della lettera ai Romani, Aquila e Priscilla sono i primi. Salutate Priscilla e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvarmi la vita, essi hanno rischiato la loro testa e ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Romani 16, 3, 5. In queste parole si sente l'animo grato dell'Apostolo per i suoi insigni benefattori che con loro grave pericolo gli hanno salvato la vita in un'occasione non ben precisa. Forse ad Efeso durante il tumulto degli argentieri capeggiati da Demetrio, l'ultimo ricordo di Aquila e Priscilla, infatti, è nell'ultima lettera di Paolo che, prigioniero di Cristo per la seconda volta a Roma, scrive al suo discepolo Timoteo, vescovo di Efeso, incaricandolo di salutare Priscilla e Aquila, che di nuovo si erano recati ad Efeso. Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesiforo. Seconda Timoteo 4,19. Niente si può asserire con certezza sul tempo, luogo e genere di morte di Aquila e Priscilla, dato che le uniche fonti su di essi sono le poche notizie bibliche citate. C'è una preghiera che fa: ti ringraziamo, Signore, per gli amici dell'Apostolo Paolo. Aquila e Priscilla sono stati una coppia che ha dato tutto a te e che si è interamente consacrata alla diffusione del tuo Vangelo. Pur mantenendo le loro responsabilità professionali, hanno aperto in loro la casa a tutte le persone desiderose di conoscere il Signore Gesù. La nostra generazione è avida di vedere la testimonianza pratica di uomini e di donne. Le coppie di famiglie che vivono il Vangelo, aiutaci, Signore, nelle nostre giornate. Facci capire che possiamo essere la prova che vivere la nostra giornata, le nostre emozioni, secondo la tua parola, trasforma l'esistenza e dà la vera felicità.